Ciao a tutti, oggi il tempio si trova in provincia di Parma, per la precisione la reggia di Colorno. Il palazzo di Colorno fu edificato nel 1337 con lo scopo di difendere l'Oltrepò. Furono diverse le famiglie reali che si avvicendarono a palazzo. Dopo il congresso di Vienna, il ducato fu assegnato alla moglie di Napoleone, Maria Luigia d'Austria, che ne fece una delle sue residenze preferite. Si attuarono così una serie di ristrutturazioni al fine di far assomigliare il palazzo di Colorno a Versailles. I vari utilizzi che si fecero a palazzo fu adibito anche ad ospedale psichiatrico. Dal 2004 è sede universitaria e ospita anche la Scuola Internazionale di Cucina Italiana. Il primo impianto dei giardini risale al 1480. Anche il giardino, come il palazzo, subì diverse modifiche, prima dal giardino francese e successivamente fu trasformato in un giardino all'inglese. Oggi è una giornata particolarmente calda, ma risulta comunque piacevole una passeggiata in questo giardino. Stiamo andando alla ricerca anche di una zona riservata ai bambini. Come potete vedere, anche è presente una zona con delle altalene e degli scivoli per i nostri bambini. Sperando che questo video vi sia piaciuto, vi diamo un piccolo consiglio: passate da questa reggia per sgranchirvi le gambe o anche per respirare un pochettino d'aria fresca. Sperando che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al nostro canale YouTube Il Tempio di Andala e lasciate un like. Ciao! Il Tempio di Andala. Il tempio di Antala.